Eccomi tornata in un nuovo video. Oggi mi vedete in una nuova postazione perché sono sul letto. E fatemi insomma sapere anche, cioè, se la luce va bene o se preferite comunque anche l'altra postazione. Però magari qualche volta i video questi qui un po' più parlati li faccio qui per comodità. E questo weekend ho fatto un po' di giretti, soprattutto in negozi di cinesi. E da risparmio casa e qualcosina di make up. Inizierei subito dai negozi di cinesi. Inizio secondo me con la cosa più carina. E mi serviva un porta orecchini. Non volevo prendere un altro vasetto dell'IKEA perché i vasetti quelli con tutti quanti i buchetti che la maggior parte usano come portapennelli, io li utilizzo appunto per tenere gli orecchini. E ho preso invece un gufetto che ha questo qui. Al lato vi metto anche la foto del gufetto senza orecchini, già che magari rende un attimino di più. Ed è appunto questo gufetto con gli occhi che si muovono, con tutti questi buchettini per mettere appunto gli orecchini. E insomma non me ne mancano e quindi stanno davvero molto molto carini. E oltretutto sotto ha anche questo piattino dove ho messo dei mini profumini. Un mini profumino e delle provette ed è davvero carinissimo. È piccolino poi, però insomma, tanti tanti buchini, quindi ne entrano un sacco. E questo qui viene 5,50 euro, se non sbaglio. Sempre dal cinese, ho preso un nuovo buffer della Melissa Nails perché ho fatto un po' di pulizia e tutti quanti quelli che avevo erano tutti mezzi rovinati. Questo, se non sbaglio, viene 80. Passando invece a risparmio casa, allora ho preso queste spugnette triangolari lattice, che sono quelle che a me vedete spesso utilizzare per la stesura del fondotinta. Visto che le stavo terminando, ne volevo provare un altro paio, insomma, un altro tipo. Queste sono di seta blu, mai sentite, insomma. E vengono 2 euro, mi dicono dalla regia. E sono 6 spugnette, quindi insomma le proverò e vi farò sapere. Ho preso poi queste salviettine struccanti proprio di risparmio casa. Sono 25 salviettine ed erano in offerta, se non sbaglio, a 1 euro, 1 euro e 20. E le ho già provate ieri sera, ma sono molto 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 fine, proprio leggerine, però devo dire che struccano abbastanza. Poi ve ne parlerò sicuramente meglio nei prodotti finiti. Ho preso questi dischetti di cotone di cui sento sempre parlare benissimo, della D Makeup, e erano anche questi in offerta, se non sbaglio, a 90 o 99 centesimi. E quindi li volevo provare perché appunto ne sento sempre straparlare, però ancora non li ho aperti perché sto terminando prima quelli che ho. E poi ho preso questa pochettina, è di quelle che diventa così, la apro un attimo, carinissima, bianca con i pois neri piccolini e tutti i fiocchetti rosa. È davvero molto 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 carina. E questa qui veniva 1 euro, se non sbaglio, sì, 0,99. Ed è molto molto carina oltretutto. E poi è un sacco capiente più che altro, perché sono di quelle che dentro sono davvero molto molto grandi. Eccola qui, anche lo specchietto. È davvero carina. Poi siamo stati al Volissimo da Tiger e abbiamo preso questo pennello qui, che è un pennello da viso, da borsetta, che come vedete si apre. Non è molto grande, è piccolino, ma è morbidissimo, ha queste setole rosa, bianca e rosa, ed è carinissimo. Come vedete è molto molto piccolino, eh. Però secondo me da borsetta è carino, poi si richiude così e si rimette il tappino. E questo qui veniva 2 euro, quindi carinissimo appunto come pennello da borsetta. Poi siamo stati da un altro cinese, che tra l'altro è un cinese fantastico perché ha 3000 cose, perché è di Roma e si trova alla Romanina vicino a OVS. E non so se abbia un nome Felice questo spesa. cinese. Ah, Felice Spesa, non lo sapevo.
E ha un sacco davvero di cose, ha tantissime cose di unghie, lime e tip, 3000 cose davvero, e ha uno stand enorme di Astra, davvero tante cose carine. E la mia mente perversa ha deciso di fare una cosa parecchio perversa, direi. E ho preso queste tip, sono tutte quante legate da un anellino qui, e sono tutte queste. Mi sento un po' scema quando faccio queste cose. Il mio ragazzo annuisce, non è una buona cosa. In pratica, su ognuna di queste sono 12, ci sono 12 unghie appunto bianche. E pensavo di swatchare tutti quanti gli smalti e dietro andarci a scrivere, ad esempio, Kiko numero 10. E così quando voglio mettere lo smalto le guardo, dico oggi quali mettiamo? Sì, lo so, è una cosa un po' da folli, ma lo farò. E questi qui vengono 3,99 euro. E dato che appunto non sapevo cosa scriverci sopra, perché comunque lo spazio dietro è molto piccolino, ho preso un pennarello di questi qui che sono da CD, che sono indelebili e soprattutto hanno la puntina molto molto fina, e quindi riuscirò a scriverci. E farò presto questo lavoro. Se mi seguite su Instagram, sicuramente metterò una foto quando lo farò perché sarà memorabile quel momento. E poi passiamo a delle cosine make-upose, di cui una appunto presa dal cinese, che vi dicevo, ha questo stand Astra molto molto fornito. Anche il cinese vicino a casa mia Astra, ma ha davvero tre cose in croce. Questo ha 3000 cose, tra cui una linea di blush totalmente matte. E ho preso appunto uno di questi, si chiama Blush Expert Matte Effect. È il numero 03. Ed ha questo blush qui, diversissimo da quello che mi vedete di solito prendere, perché comunque vado molto di più sui rosa, fucsia. Questo qui anzi risulta anche più chiaro dalla videocamera, ma è proprio un color biscotto. È molto molto pigmentato e secondo me questo può essere usato sia come blush che come terra. Come vedete è pigmentato, è completamente opaco, parte con la luce, ecco qui. Completamente opaco, come tra l'altro Lutz, quest'ultimo periodo li sto prediligendo, e ha una texture davvero setosissima. Quindi assolutamente mi sembra buono. Voglio provarlo per testarne anche la durata. E questo qui veniva a 3,50 euro. Ieri sono stata anche in una profumeria che ha uno stand Wet n Wild e ho preso due cosine. Uno è questo eyeliner. L'ho già usato, quindi la scatola l'ho buttata. E si chiama H2O Proof. Quindi è waterproof ed è un liquid eyeliner. Come sapete, io non è che sono questa, non ho questa grande dote nel mettere l'eyeliner, ma questo devo dire che si mette davvero bene, perché ha questa questa punta in feltro che rimane molto rigida, quindi non è di pennellini morbidi, che io con quelli non riesco proprio. Ed è come ora vi faccio vedere. Un nero ultra black, è davvero nerissimo. Ce l'ho su anche oggi, e tra l'altro ce l'ho su dalle 10 di stamattina. Adesso che sto girando sono le 7 più o meno. Pensate che l'ho swatchato in profumeria e non se ne andava più, e l'ho dovuto struccare la sera con lo struccante occhi della Kiehl's. Quindi assolutamente sembra davvero fantastico. L'ho provato appunto solamente oggi, quindi poi ve ne parlerò sicuramente meglio in futuro. E poi ho preso un rossetto, sempre di Wet n Wild, ed è il Sugar Plum Fairy, non so se leggete il nome, che è il dupe di Rebel. Tra l'altro l'ho indossato anche quest'oggi, vi metto qui accanto una foto di me che lo indosso, così lo vedete appunto anche indossato, perché a vederlo così sembra un viola super viola. A parte dalla videocamera è sfalsatissimo perché sembra un viola scuro, ma in realtà ve lo faccio vedere. Più che viola è, sì, un viola, un color berry direi. È un viola con una bella punta di fucsia all'interno. Quindi non è assolutamente, ecco, come si vede dallo stick. Questo qui è il dupe di Rebel di MAC. E vi dico che oggi sono stata anche al corner,
e MAC della Coin, e l'ho swatchato e devo dire che ci assomigliano davvero tantissimo. Vi lascio la foto di Rebel qui a fianco, in modo da, cioè vi metto proprio tutte e due le foto vicine, in modo che riuscite a vedere quanto realmente si assomigliano. La grande differenza è che questo di Wet n Wild rimane completamente opaco una volta che si asciuga, mentre quello di Rebel, essendo un satin, rimane un po' più lucidino, diciamo. Poi, insomma, se vi interessa, io vorrei farvi un video di un po' di dupe che ho. Insomma, io penso che questi siano i video sempre un po' più carini. Quindi fatemi sapere se poi vi interessa. E ultimissimissimo acquisto è di Tezenis, dove io solitamente non trovo nulla. E invece ho trovato un reggiseno molto 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 carino. Vediamo se si riesce a vedere. Sì. Ed è questo reggiseno qui in nero. Qui in nero semplice in stoffa. E qua sopra questa rifinitura in nero similpelle. Ed è tutto quanto lavorato. È davvero fatto carinissimo. E ha le bretelline semplici. Cioè, il dietro è un reggiseno semplice. Idem le bretelline. Ha solo questa particolarità. E qui anche riprende qua al centro il motivo che c'è sulla coppa. È davvero carino questo, secondo me. E viene 12,90 euro. Quindi, cioè, alla fine un prezzo accettabile. Anche perché di solito vado sui reggiseni Low Label che vengono 40 euro l'uno. Quindi 12,90 euro va più che bene. E niente, ragazze, queste sono le cose che ho acquistato in questo weekend. Spero che vi sia piaciuto questo video e spero che la luce non sia proprio così pessima. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!